Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani vi presento le notizie per il mese di aprile. Effetto Larsen, la Milano che non hai mai sentito in sei dirette web radio dall'Informa Giovani. Trattamento radiofonico obbligatorio è il tema della puntata di mercoledì 16 aprile dalle ore 17:30 alle ore 18:30. La trasmissione si può ascoltare sul sito di Share Radio o con l'applicazione TuneIn da smartphone e tablet. Il live tweeting che affiancherà la trasmissione sarà accompagnato dall'hashtag Effetto Larsen. Invito a Teatro, un'iniziativa del settore spettacolo, moda e design, Milano per lo spettacolo, Teatro Stagione 2013-2014, a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. Sono in distribuzione all'Informa Giovani, mercoledì 16 aprile dalle ore 15, gli inviti per 5 spettacoli. Affabulazione Teatro, martedì 6 maggio. Le avventure di Pinocchio, martedì 6 maggio. Le regine Elisabetta vs Maria Stuarda, martedì 13 maggio. Trappola mortale, mercoledì 14 maggio. The Great Disaster, giovedì 15 maggio. È possibile ritirare due inviti a testa per ciascuno spettacolo a scelta tra quelli proposti per un massimo di due tra le rappresentazioni offerte nelle diverse date di distribuzione. Light Up, ti piacerebbe fare qualcosa per gli altri ma non sai come? Vorresti renderti utile e stai cercando uno spazio adeguato per valorizzare le tue capacità? Light Up mette a disposizione all'Informa Giovani un colloquio di orientamento personalizzato su appuntamento. Per chiedere un appuntamento contatta il CSV. Ti mandiamo a quel paese gratis. Riprende all'Informa Giovani lo sportello dedicato al servizio volontario europeo realizzato in collaborazione con l'associazione Joint. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Prenota un colloquio compilando il form dal sito del servizio volontario europeo. Prossimo appuntamento 8 aprile in due fasce orarie, dalle 15 oppure dalle 16:30. Mobilitami, accompagnamento e supporto alla progettazione all'Informa Giovani. È un progetto di consulenza e di assistenza rivolto alle organizzazioni no profit interessate a conoscere il servizio volontario europeo e le opportunità di scambi internazionali, assistendole nelle procedure necessarie per diventare una hosting organization o per organizzare scambi e corsi di formazione. Lo sportello è organizzato dall'associazione Joint e dal consorzio SIS. Le prossime date, 8 aprile dalle ore 15 alle ore 18. Per concordare un appuntamento è necessario inviare una mail all'indirizzo. L'Arte di Strada Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito milanostradaperta.it oppure direttamente allo sportello Artisti di Strada, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 16. Le richieste di iscrizione o prenotazione allo sportello verranno accettate fino alle ore 15:30. Per informazioni, vedi il sito Artisti di Strada. Elita Design Week Festival. Il festival, curato da Elita, torna a Milano con un programma sempre più ampio e articolato del fuorisalone, con una programmazione ricca di appuntamenti musicali e culturali. L'intenzione di quest'anno, descritta dall'hashtag Spacemakers, è quella di indagare i rapporti tra spazio e creatività, delineando nuovi luoghi di espressione tramite l'uso di spazi insoliti rispetto alla tipologia della manifestazione, dal 9 al 13 aprile. La programmazione completa sul sito designweekfestival.com. Action, mostrami il tuo lato sociale. Contest a premi rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni della provincia di Milano per la realizzazione di una mini clip video della durata massima di 60 secondi per la promozione del volontariato giovanile. Non serve essere per forza dei videomaker per partecipare, è sufficiente riprendere col proprio smartphone, videocamera, fotocamera un momento di volontariato. Un gesto di attenzione verso l'altro, verso l'ambiente, verso la città. Il concorso rientra nell'ambito del progetto Light Up Giovani Volontari, promosso dal Comune di Milano in collaborazione con CSV e l'associazione Officine Buone. Scadenza 31 maggio 2014. Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani è tutto, ci rivediamo per le notizie del mese di maggio. Ciao!